e mettere magari un punto fermo per continuare. Una introduzione un pochino lunga, però queste cose sono lunghe, illustrare. Passo la parola subito a Peppino, Malaccio, che comincia, che ha ruota libera in quello che vuole. Parliamo di io dico che devo sapere parlare della mia esperienza. Si sente? Nel rapporto con il dialetto, cioè per me è stata una cosa facilissima. Io vivevo in una realtà agricola, contadina, con le pezze di greco. È chiaro che da ragazzino, ma ragazzino significa da 4-5 anni, già sentivo questi racconti, queste fiabe, queste carte, eccetera. Realmente narrate da chi le viveva e ci credeva pure queste fiabe che raccontava. C'era una signora che era originaria di Fasano, però viveva nella strada di casa, si chiamava Graziella Zuccatrox. Non so se qualcuno di voi l'aveva sentita. Graziella Zuccatrox, e un soprannome era Zuccatrox, no? Ed è l'unica donna, l'ultima donna che io ricordo in costume popolare fasanese. Viveva nella mia strada e lei ogni sera, io avevo 3-4 anni, mi raccontava le fiabe in dialetto, che di cui una l'ho scritta, poi si va a fare una collana, però ne ho raccolte parecchie, ma non è rimasta una perla, poi vedremo col tempo se riusciamo ad inserire altre perle in questa collana di favole dialettali. Quindi per me è stato qualcosa di naturale interessarmi di una lingua che io parlavo, che parlavamo tutti, queste donne quando facevano i pomodori, no? Le ammazzavano, no? Eccetera, si mettevano in queste rimesse, cantavano, chiacchieravano, narravano, eccetera. E quindi per me stare in mezzo a me era una cosa normale, naturale. Tant'è vero che quando il professore Marangeli iniziò a mettere l'attenzione sul dialetto come una lingua che bisogna coltivare, tenere presente, eccetera, e io subito ho preso la palla al balzo e scrisse gli scongiuri, le preghiere dei proverbi del popolo fasanese e le preghiere del popolo fasanese, che erano quelli che io avevo sentito di più dalle donne, eccetera, dai contadini. E quindi iniziai questa racconta e capii che comunque tra il dialetto e la lingua che noi tra virgolette chiamiamo ufficiale, c'è una trasmigrazione continua di temi, di modi di sentire, eccetera. Cioè alcuni temi della letteratura passano al dialetto, alcuni temi del dialetto passano alla letteratura, c'è questo scambio continuo di sentire culturalmente. Vi porto un esempio. Io tra le tante preghiere ho raccolto questa, è una giaculatoria, non è una preghiera. È una benedizione della Carola, che è pubblicata sul libro, no? Spirito Santo Lucido Sandista, innanzi all'abito che merita in Cristo, cerco perdono a te e perdono a Cristo, tutto Padre Santo perdonito, a tavolo che serve la Maddalena, 4 pari, 5 pescioletti, saziare 5.000 persone. Cioè è una benedizione un pochino complessa, che certamente non poteva scaturire da una mente semplice, da una mente che non era avvezza a leggere, a studiare, eccetera. È chiaro che il passaggio Spirito Santo dal cielo scendesse davanti all'abito di Maria di Chinas sicuramente è una preghiera che ha elaborato un canone, un monaco, a Fasano ce n'erano tanti, eccetera, di monaco, di convento, ed è chiaro quindi che per me questo è un esempio chiaro di trasmigrazione di elementi culturali dotti nella tradizione popolare, con elementi popolari.
al contrario accade per altre manifestazioni, per altri brani popolari, cioè si rivedono alcuni elementi che noi ritroviamo poi nella, ma anche nella chanson de geste, nella chanson, nel ciclo bretone carolingio, cioè il romanzo cavalleresco, noi lo ritroviamo tranquillamente in componimenti narrati a memoria nel popolo. Per esempio Verdalier è una di quelle. Verdalier è un canto epico cavalleresco che sicuramente si rifà al ciclo bretone carolingio eccetera di cavalieri. Quindi ecco, questo discorso è per dire che il dialetto, come diceva Sante prima, a Trieste lo parlano tutti, perché hanno avuto una storia e un'appropriazione di una propria coscienza storica diversa dalla nostra. Noi purtroppo o l'abbiamo persa o ce l'hanno fatto perdere, o volutamente volevano che noi non l'avessimo. Può essere pure questo. Quindi è chiaro che nel momento in cui noi dovevamo approcciarci alla nostra, alla lingua ufficiale, tra virgolette, classica, l'italiano, e nel momento in cui dovevamo parlare nel nostro gergo, è chiaro che questo passaggio di società, questo passaggio da una piccola cerchia ad una grande cerchia, noi pensavamo fosse da addebitare alla conoscenza di una lingua rispetto all'altra, invece no, le due lingue devono convivere e convivere in modo appropriato e in modo giusto. È inutile parlare di in un dialetto storpiato, cioè non ne vale la pena, come non è giusto parlare in una lingua italiana di cui non riusciamo a capirci manco, perché usiamo termini non propri. Quindi non vedo questo antagonismo, né questa lingua che preclude ad un'altra e viceversa. Per me sono due lingue che possono convivere, che devono convivere. I ragazzi devono imparare il dialetto, perché il dialetto, un termine può racchiudere tante sensazioni che un termine in italiano non riesce ad esprimere, almeno nella nostra cultura, perché noi sappiamo che la cultura è una sedimentazione di passaggi storici in un territorio, perché lo differenziano da altri. Noi abbiamo un certo tipo di cultura che ci deriva da dominazioni, ci deriva da situazioni storiche, ci deriva da tanti momenti fattuali che messi insieme hanno costituito il fasanese oggi, come hanno costituito il barese, il napoletano, il triestino, il romano, eccetera. Quindi cercare di vedere, di capire un po' qual è la nostra, e qui si parla di fasanesità, si parla eccetera, qual è quella sedimentazione questa sedimentazione culturale che ha determinato l'animo fasanese, lo spirito fasanese. E questo lo vediamo anche attraverso una ricerca filologica interessante dei termini dialettali, no? Quanti termini in arabo stanno? Guaceto, per esempio, noi abbiamo la Madonna di Pozzo Guaceto, che è la nostra protettrice. E da dove viene Guaceto? Quasit, acqua dolce, in arabo. Da quasit, Guaceto in dialetto. I commerci, come vertice, con la punta. Quindi, cioè, tutto non è una lingua, il dialetto, non è una sedimentazione di termini, di volare, cioè, così come la lingua italiana, che tutti sappiamo è partita dalla Sicilia, poi è arrivata a Firenze, i toscani sono toscanacci, hanno detto che noi siamo i primi, non erano i primi loro, a Palermo, erano ad Alcamo a parlare quella lingua e poi è diventata la nostra lingua. Mi è stato detto di Sante, mi chiamo, dice Peppi, vieni che parliamo un po' del dialetto. Io pensavo che mi dovevate fare delle domande e io vi dovevo rispondere. Non ho preparato niente, mi trovate in serie difficoltà, perché io sto andando così a braccio, forse non riuscite neanche a, non lo so. Se mi fate delle domande, mi aiutate. Sì. La fonetica, ecco, parlavamo di sedimentazione culturale, è proprio quella.
Pezze c'ha dei nuclei familiari che non sono fasanesi. Pezze ha una storia abbastanza recente, 200 anni. So, c'è stranese, noi siamo di Monopoli, di Palacian, i Carvegnu, Ostunesi, eccetera, fasanesi chiaramente. Cioè tutto questo amalgama di famiglie che comunque quando sono arrivati si portavano un loro idioma, un loro dialetto, è chiaro che poi hanno influenzato questi passaggi, queste minime differenze fonetiche, però ci sono, io credo sono da attribuire a questi vari nuclei che si sono formati nel sono andati ad insistere, ad abitare, a vivere in un territorio, e chiaramente loro portavano già un loro dialetto, mica l'hanno trovato bello a pezzi 200 anni fa, questo è il dialetto nostro, no? C'è stato un confronto e alcuni termini sono stati scartati di Carovigno, altri sono stati scartati di Monopoli, altri di Fasano, ed è venuto fuori, ecco, questa terminologia, questo dialetto che ha delle differenze minime, sono soltanto appunto come dicevi fonetiche, cioè la E, la A, Abiscina, Gieneta, Valletta, cioè... io penso che derivano da questo, da questa urbana, questa sedimentazione culturale di diverse estrazioni che vengono da diverse cittadine. E Pezze può essere un esempio di quello, perché è abbastanza giovane come comunità, 200 anni. Poi siamo anche della di conflitto. Ah, no, sì, noi. È chiaro, sì, noi siamo, però ecco, siamo più l'area campana napoletana, come è chiaro che ci sono anche tanti dialetti, tanti termini che ci derivano un po' dal Salento, ma era il discorso appunto che si diceva prima. Noi storicamente qui ci troviamo veramente ai confini, possiamo dire che abbiamo una cultura non bizantina, perché appunto San Nicola in Casole l'unica grancia che aveva era quella di San Lorenzo, Sant'Angelo dei Greci, fuori dalla terra del Salento. Però secondo De Marco, quello che è uno studioso di Manduria, alcuni lo ritengono un po' pazzo, però ha messo fuori questa teoria che secondo me non è proprio peregrina. Lui dice che la Messapia e il Salento sono lo stesso territorio, no? Li chiamiamo in due modi differenti: Messapia, terra in mezzo al mare, Messa, eccetera, io non ho idea. Salento invece da dove deriva? Noi diciamo Egnazia è terra e messapica, però non diciamo che è salentino. Lui spiega questo dicendo che quando ci fu la lotta tra i Siculi orientali e le città messapiche, si riunirono in lega alcune città per combattere i Siculi sul mare, e in dialetto, in lingua messapica, als salons, sul sale. Allora da sul sale venne fuori Salento, cioè queste cittadine che si legarono in lega per combattere contro i Siculi. Non so se l'etimologia può essere, non può essere, comunque vi dico chi è che propone questa teoria, e poi prendete la cosa, De Marco di Manduria, che ha scritto I Leoni della Messapia, un librone così. Quindi è chiaro che Egnazia, non partecipando a questa coalizione, perché era succube di Taranto, eccetera, vicinissima a Taranto e così via, fu tirata fuori dal Salento, non fu città salentina, è vero Rosa? Era una teoria, dimmi. Eppure, sì, ma Monopoli... Sì, sì, però io leggevo che anche Monopoli è stata fondata dai Messapi, quindi ci spostavamo al nord, e ci sono
non lo so, nel 6-700 comunque ne hanno dette parecchie. Se, appunto, è chiaro come adesso, eccetera. Comunque dicevo, San Lorenzo è quindi bizantina, è di origine, ha una cultura greca, ha una cultura bizantina, e quindi informava anche con i suoi termini, con i termini greci, eccetera, il territorio che la circondava. Mica non erano delle monadi, erano aperte, anzi erano molto aperte alla cultura circostante, eccetera. Quindi Fasano, in pratica, non possiamo dire né che era salentina, né che era Iapigia, Pauceta, eccetera. No, è una terra, veramente una terra culturalmente di confine. E quindi anche il dialetto è un dialetto di confine. Però ecco, noi abbiamo, Sante ha citato tante persone che hanno realizzato, cioè, poeti in dialetto fasanese. Noi iniziamo negli anni 74 e poi continuò, la professoressa Schettini lo sa che fu vincitrice di un'edizione. La poesia, rassegna della poesia dialettale fasanese, che scrivevano chi aveva voleva comporre in fasanese. Noi poi facevamo una rassegna al Kennedy dove presentavamo appunto questi componimenti, che alcuni dei quali erano veramente veramente belli, ma ce n'erano tantissimi che partecipavano. Noiotice, c'era Marangelli, c'era tanti, anche giovani ragazzi che si cimentavano nello scrivere in dialetto. Quindi una vivacità culturale c'è stata, anche se devo dire che Fasano non ha avuto un poeta dialettale che esprimesse in realtà l'animo, ma proprio come vi porto che alcuni esempi, per esempio Ostuni qua vicino a noi ha espresso Pietro Pignatelli, la musa dello Barcarullo, che parla proprio dell'animo, cioè scava dentro, si cerca di capire un po' l'animo popolare ostunese, eccetera. E poi non parliamo di quelli che hanno avuto l'onore della letteratura, di stare fra i grandi della letteratura, come Campanella, no? Come Trilussa. Chi non conosce Trilussa, chi non ha letto Trilussa? E quindi cioè, Fasano, forse perché proprio vive questa situazione di confine, di un carattere non definito dalla storia, ma bensì un carattere abbastanza anche aperto alle innovazioni. Io non parlo in senso negativo, non ne sto dicendo, secondo me, quello che è lo spirito del fasanese, ecco, in pratica. Il più delle volte si ferma sulla superficie, non andando in profondità. Ci fermiamo, perché sono da fascianovorie, ci fermiamo senza andare a scavare nel perché di alcune cose che ci sembrano banali, però cercando di rapportarci, capirle, eccetera, vediamo che banali non sono, anzi sono abbastanza interessanti e anche come concetti abbastanza forti. Io non sulla lingua, sui termini, non sono preparato. Io, il mio maestro era Marangelli, andavo da Peppino Marangelli, dice: quando una cosa non la sapevo, cioè, come devo scrivere qua? E lui mi dice scriva alla francese, togli accento la E che devi, vuoi pronunciare, e togli quella che non si pronuncia, cerca poi di stare più vicino possibile alla fonetica, a quello che senti del termine, cioè. Ed è forse una cosa molto semplice, molto lineare, però noi la violenza che facciamo alla lingua, al dialetto, nello trascriverlo e quindi nel fissarlo, nel codificarlo, è già una violenza di per sé. Quindi ad un certo punto non è molto importante che noi, una volta ho seguito una cosa interessante, simpaticissima, dei sardi,
i sardi fissati, no? Anche i contemporanei, il dialetto sardo deve essere. E allora dicevano, alcuni dicevano, ma guardate, ma ci sono dei termini che nel 700, nell'800 non esistevano, come televisore, ascensore, automobile, eccetera. Perché come li dobbiamo tradurre? Perché non c'è, non è che possiamo tradurlo. Allora, questo diceva, l'ascensore in sardo lo dobbiamo chiamare strumento che scende e che sale in mezzo alle case. Beh, cioè, diventiamo veramente. Cioè, il dialetto deve essere scritto nella maniera più comprensibile, perché comunque il dialetto è votato alla narrazione orale, cioè al racconto, perché ecco come si parlava prima, la fonetica è quello che aiuta a rendere il dialetto acquisibile, a narrarlo in modo appunto senza fissarlo sui testi. Ma noi lo facciamo, se no perdiamo, sì, ok, perdiamo alcune testimonianze interessantissime come componimenti poetici eccetera, però il fine ultimo del dialetto è quello di essere narrato, raccontato. Se noi scriviamo e non raccontiamo più perché non abbiamo più voglia, non ci piace più raccontare eccetera, è chiaro che non ha funzione manco, secondo me. Parecchio sul dialetto, e il discorso, il dialetto serve per comprendersi, non è importante come si scrive. Ancora Claudio, adesso abbiamo portato qui parole dialettali che quello che tenevo, Pino, ho portato quello che tenevo. Uno dei volumi che è stato pubblicato a suo tempo dall'associazione e che non erano altro che le parole scritte su osservatorio, che è un sistema che ancora continua Claudio De Mola a scrivere. Claudio De Mola non è qui stasera, io l'ho anche invitato perché il venerdì ci sono degli impegni personali che non riesce a lasciare. Cioè, il parlare, il dialetto, noi dobbiamo riprenderci il sistema di capirci in dialetto, e vabbè, ti devi adattare, è una cosa importante, e lo dico già che mi hai provocato. Mia nuora, che è straniera, ha cominciato a parlare in dialetto, non solo gli è piaciuto a mangiare pugliese, ma adesso vuole pure parlare in dialetto, perciò siamo sulla buona strada. Adesso passiamo la parola a Pino Pantaleo, che come ho detto è stato l'ultimo, praticamente in prorogazio della presidenza dell'iniziativa dialetto, e chiaramente con lui adesso riprendiamo il discorso e poi parliamo, ci sentiamo dopo l'intervento di Pino. Grazie, buonasera. Devo fare subito due precisazioni: dare atto a Peppino Marangelli e a Peppino Palaciano di essere stati i pionieri per aver affrontato il tema dialetto, quando era il tempo in cui parlare in dialetto per molti significava vergognarsi, poteva essere sintomo di poca istruzione, poteva essere sintomo di poca educazione. E questa educazione la voglio prendere all'inglese, education significa istruzione. Il secondo, loro sono stati i pionieri, noi con iniziativa dialetto, con in testa Fernando Attoma, siamo stati forse con molta umiltà i colonizzatori del dialetto. Perché? Perché abbiamo tentato di renderlo unico, cosa assolutamente impossibile, perché il dialetto appartiene a tutti, il dialetto è di tutti, ognuno lo parla a modo suo, anche su un filone presumibilmente diretto, ma non è mai diretto. Tanto è vero che quando mi dilettavo a fare delle parole,
facevo le ricerche nei quartieri, nei diversi quartieri di Fasano, e devo riconoscere che non sempre il significato era lo stesso da quartiere a quartiere, il che significa che è impossibile mettere d'accordo tutti insieme sul fattore dialetto. Con l'associazione Iniziativa Dialetto abbiamo tentato e qualche volta anche riuscito a dare corpo a quella che era l'aspirazione di un gruppo di persone che erano partiti in due e poi ci eravamo ritrovati in parecchie. Abbiamo fatto delle pubblicazioni abbastanza valide, abbiamo contribuito a dare un impulso e una curiosità. Ogni volta che uscivo osservatorio si aspettava una parola, non certamente al massimo della cultura, al massimo della comprensione comune del dialetto, ma abbiamo fatto in modo che ci vedessero, ci ascoltassero, e abbiamo raccolto i nostri piccoli applausi. Di seguito abbiamo anche fatto parecchie gite a carattere culturale, approfondendo e contattando e venendo a contatto con altre realtà dialettali, sempre nell'ambito sia del dialetto sudbarese al quale noi apparteniamo, sia a quelli di area salentina. Per dare un seguito anche a quello che ha detto Peppino, voglio ricordare che c'è una separazione netta tra terra di Bari e terra d'Otranto, ed è il paretone di Montalbano che esiste dal 1112, è dichiaratamente segnato dal 1112. Non sarà l'originale, sarà stato rifatto, sarà stato quello che si vuole, però era la distinzione netta, distinzione che si è ripercossa su i dialetti del sud barese al quale Fasano appartiene, come Locorotondo, Martina, Cisternino, Monopoli ed altro, e i dialetti del Salento. Il Salento cominciava dal paretone, da Montalbano. C'è la via di Montalbano vecchia, a destra è Fasano, a sinistra è Ossuno. Questa distinzione ha portato anche alle cosiddette difficoltà dei verbi ausiliari. Il barese usa per alcuni verbi l'avere, il salentino usa, secondo la grammatica latina, l'essere, e viceversa. Insomma, c'è stato sempre, noi ribadendo il concetto di terra di confine, siamo stati sempre al centro di queste discussioni a livello popolare, non a livello culturale. Devo ringraziare Santino perché già parecchio tempo fa mi aveva sollecitato a riprendere il discorso dialetto, discorso che era stato interrotto per una serie di circostanze varie sul quale è meglio sorvolare, ma che era sempre dell'animo di riprendere. Non ho mai mancato di far sentire sempre, sia nelle scuole elementari, sia la radio diaconia, sia nelle classi delle medie, l'apporto della nostra associazione
purtroppo in singolo, per far sì che non si perdesse del tutto. Ho voluto mantenere un filo tenue, molto tenue, perché a quel filo si potessero aggiungere altri fili fino a fare una corda. Spero che ora la corda si possa intrecciare di nuovo. È nostra intenzione stasera non fare una campagna di proselitismo, ma ci sono delle schede di adesione. I vecchi soci dell'associazione saranno giustamente interpellati, invitati, insieme a tutti coloro che stasera vorranno aderire ad una eventuale associazione, alla nostra associazione. Vi ringrazio dell'attenzione, non ho altro da dire per il momento. Grazie. Grazie Pino. Grazie Pino. Effettivamente io delle schede le ho preparate, adesso stiamo per arrivare ai fuochi d'artificio con Don Cole, perché queste sono le diciamo, l'abbiamo lasciato alla fine, perché dopo aver fatto dei discorsi diciamo puntuali bisogna anche un pochino alleggerire la serata. Sul dialetto però, sull'associazione, io intendo fare due, lo faccio adesso perché poi concludere non va bene. Le mie cose le concludo adesso dicendo che quando abbiamo ripreso la società di Storia Patria, ha ripreso a vivere qualche anno fa, nel primo incontro chi c'era ricorderà, noi parlavamo proprio di ricominciare con la problematica dell'iniziativa dialetto, perché è necessario mantenere questo livello di attenzione. Nelle scuole se ne è parlato tante volte, ci sono state tante maestre che io vedo qui stasera che si sono interessate al suo tempo del dialetto e ne hanno fatto, oserei dire, quasi dei percorsi scolastici. Poi un pochino si è rallentato questa faccenda. Io ritengo, penso che non è finito il tempo di capirci, non è capì ancora come si parla una volta, dobbiamo ancora capirci. E per capirci bisogna certamente non dimenticarci di parlare questo che è la nostra lingua. E mi sono reso conto che questo è diventato indispensabile proprio nei social. C'è un gruppo nel quale mi sono ritrovato pure io, sta pure Peppino, di oltre 100 aderenti, come ho detto prima, dove si parla in dialetto tranquillamente. Si parla, si chiede, si risponde e sembra che sia una comunità viva, non una comunità persa, dimenticata, vecchia, no, è una comunità viva. E mi è sembrato di capire che tra queste persone che fanno parte di questo gruppo molti sono giovanissimi, proprio giovani. Io non sono molto esperto, più esperto di me è mia moglie che ha cominciato a girare in queste cose, però mi sono reso conto che c'è questa volontà, questo desiderio, e noi abbiamo, permettetemi la cattiveria, abbiamo l'obbligo di non abbandonare questa possibilità. Senza trascurare nulla. Senza trascurare nulla. Di modo che stasera io ho preparato delle schede, ce le portiamo, poi le compiliamo, intanto il punto di riferimento rimane sempre la nostra associazione, poi ci si riunirà nuovamente, si ripartirà in maniera organica come si è sempre fatto, in maniera nuova, ma io mi sembra e mi sento di dover dire grazie comunque a quel filo tenue che diceva Pino, che ha dato la possibilità a tutti noi di arrivare fino a qui. E la nostra, certo, bene, facciamo una sezione, come dicemmo Lorenzo, come dicevamo quella sera che parlavamo di sezioni, benissimo, è un'affinità reale, non ha senso, benissimo, siete sempre illuminati, non avevo, allora, Don Col lo conoscete, l'avvocato Brescia, segretario generale in tanti comuni, non c'è assolutamente, no, ma io, e quello che parlerà stasera è l'avvocato Brescia, che è segretario generale di tanti comuni, dal nord al sud, che
sa queste cose da Don Cole, stasera ce le leggerà lui e sono convinto che ce le leggerà con quell'animo, con quello spirito forte, come se fosse lui l'autore. Già che lo conosci, chi meglio di te potrà fare? Però consentitemi, perché ripeto, non riprenderò la parola, di ringraziare tutti, di ringraziare Peppino Palaciano, Pino Pantaleo, di ringraziare Nicola di questo, di aver accettato questo invito dalla società, e di ringraziare tutti voi presenti e tutti voi e tutti coloro che non sono presenti ma che mi hanno mandato, ecco che cosa sono i social adesso, la visione virtuale, il sostegno, l'aiuto al dialetto fasanese, non a me persone, ma al dialetto fasanese, cioè a quella possibilità che stiamo riprendendo per ancora continuare a dire che siamo fasanesi. Vorrei che mi consentiste di stare seduto, non perché non mi regga in piedi. D'altra parte, se si regge in piedi egregiamente Pino Pantaleo, non vedo perché non dovrei riuscirci io, ma perché devo leggere con l'altra mano, devo tenere il microfono e quindi ora poi io vi devo solo leggere delle poesie, molto poche perché il tempo non è tanto, però consentirete pure a me un brevissimo pistolotto, perché dal momento che conosco bene l'autore sarebbe interessante, credo, per voi sapere come più o meno scrive i suoi versi. Qui aleggia la fama, la storiella, che le poesie siano frutto di ispirazione. Non è vero, o quantomeno non è completamente vero, perché le poesie si costruiscono e si costruiscono con fatica, certamente. Poi se uno c'ha un po' di sensibilità, allora le fa anche bene, però le poesie si costruiscono e l'ispirazione riguarda il desiderio di scrivere, non quello che poi sarà il risultato di quello che si è scritto. E colgo l'occasione di dimostrarvelo parlandovi della penultima poesia che ha scritto Don Cole. L'ha scritta circa un anno fa, a seguito di un evento che avremmo voluto non ci fosse e che invece si è verificato. Ero io, che poi ho commissionato a Don Cole, ero sul sagrato della chiesa del Purgatorio, perché dovevo andare a porgere l'ultimo saluto alla compianta Margherita Dell'Anno, e mi incontrai su quel sagrato con una cara amica che sarebbe sicuramente qui stasera e che non c'è soltanto per cause di forza maggiore, ma molto maggiore. Mi riferisco a Gilda Di Cegli, che sicuramente voi conoscete, un'amica che sarebbe sicuramente qui. Ci incontrammo sul sagrato della chiesa. Lei veniva da Sant'Antonio, quindi da casa sua, io dalla piazza. E ci incontrammo. Era parecchio tempo che non ci vedevamo, un paio d'anni, perché l'amica comune sulla quale erano imperniati i nostri incontri, le nostre cene, per impegni vari, non aveva potuto riceverci. E quindi era parecchio tempo, 2-3 anni forse, che non ci vedevamo. E io l'ho salutata con molto piacere, ma anche con discrezione, perché noi abbiamo una certa educazione, non ci meniamo a baciare le nostre amiche, aspettiamo che siano loro a farlo, ma non credevo che Gilda lo avrebbe fatto, perché erano passati 2-3 anni. Quando meno me lo aspettavo, ha allungato il suo braccio sinistro, mi ha avvicinato e mi ha salutato con i consueti baci sulle guance. Io fui colpito allora da questo suo saluto, allora, perché per me fu, dopo tanto tempo, una specie di onorificenza che mi avesse dato, perché che voleva dire?
secondo me sarà stato un film. Voleva dire: guarda, tu sei un caro amico, il fatto che non ci siamo visti da tanto tempo non vuol dire niente, ti stimo, ti... fu una patente. Figuriamoci dopo qualche settimana come mi sia sentito. Ho avvertito subito l'esigenza di scrivere. L'ha avvertita Don Cole, lasciamo perdere. Ho avvertito subito l'esigenza di scrivere, ma non sapevo cosa. Ecco che cos'è l'ispirazione. Intanto mi sono chiesto: ma perché mi dispiace tanto? Muoiono tante persone e diciamo che il dolore che si dimostra è in parte vero, in parte di maniera. Quella volta invece no. Dici: ma come mai? E allora tu ti interroghi, dici: ma... E allora ho detto: ma la cosa che ho sempre apprezzato di Gilda è la sua essenzialità, il fatto che dice le cose come stanno, non indora le pillole, non... E allora con fatica, piano, in qualche quindicina di giorni è venuta fuori quello che vi leggo. Me ne vergogno, ma gli faccio parte a fatica quando amore con gli uomini. Ammarresce da menzadì all'uomo, va con sbagliare già all'uomo quarto. Ma se sono in causa tauca volai sparti. Parole drette, fatte senza fomo, chi rucchia che ne abbraccia gli uomini, chi rucchia. No, per dare una faccia l'arte. Puos, detenendo purgatorio, aggiusto, chien, senza cerimonia, te ne stai scegli e non mi scurde me, parai che mi dicei, gli, t'assamegli, sei, a cesparti e dai a vena sei, non sia come te vedi, tu si metti. A proposito di poesie e costruzioni, beh, Don Cole si chiama Don Cole e non Mestre Colin, perché ha la presunzione, diciamo, che i suoi versi possano aspirare ad una certa, intendetemi bene, non mi fraintendete, nobiltà espressiva. Perché? Perché utilizzano tutti o quasi tutti la metrica. La metrica è una cosa importante, e anche quando, per quanto ci possano essere delle splendide poesie che non ne fanno uso, è bene che chi scriva la conosca, magari per poi discostarsene. Tra l'altro, per chi come Don Cole non ha molta fantasia, ha urgenze che non sempre possono agevolmente essere espresse, incredibilmente l'esigenza di rispettare una rima, l'esigenza di rispettare le sillabe di un verso, ti fanno venire delle idee che altrimenti non avreste avuto. Io vi dico una poesia, vi leggo adesso, e vi dirò dopo quali sono le immagini che mi auguro vi piacciono, che non erano state minimamente previste e che sono il frutto del lavoro e dell'esigenza di dover piegare il verso ad alcune esigenze tecniche. Tratta di un padre che ha qualche dubbio sulla sua salute e cerca di avvisare la figliola, di mettere sull'avviso la figliola, che può essere pure che tra un po' il padre potrebbe non vederlo più. È una bambina e quindi deve utilizzare le parole che una bambina può capire. Perché a me ci pigli in mano vacuo tutta una volta, ma io veramente sciuc, mi scon, non mi faccio assente, ma non andate su me, che io dove sta? Casa Bengesse, io, dottor.
Azaku. Ma c'è culambadari e non mallente, manco c'è motore a casa. E tremendi fila me, sta bossa, non giudato. Ma tocca e a voglia. Ma va te a licenza di Romani notturna alla menzaria, non c'è un donore d'anno. Avei pazienza, un paravese, a me fede, sarà. Tu c'è una causa, a piccio lambadari, non chiede che, ma vai da lì a papà. Questo è un sonetto, dico agli addetti ai lavori che vedo tanti stasera. E quindi ci sono le due quartine, sono 1400 caselle, per due quartine e due terzine. Le quartine devono avere quattro rime incrociate, alternate, eccetera. Qui io avevo tre parole, ma mi serviva la quarta. Vacu, stacu, dacu. Non ce n'erano più. O dovevo rinunciare al progetto, oppure dovevo stare insonne la notte per trovare la parola. Una c'era, ma che c'entrava? Era zacu, corda. Che c'entra la corda? Io voglio parlare di una bambina, che il padre, questo, eccetera. E allora l'esigenza di quadrare il cerchio mi ha fatto venire l'immagine casa bengesse gli da terrazzato. Ecco la quarta parola. In acqua. Poi da cosa nasce cosa? Mazzecco casabengesse gli da terrazaco mazzecco ambadari in ammallenda manca c'è motore a caccia. Non sarebbe venuta fuori questa cosa se non avessi avuto l'esigenza della quarta parola con la in acqua. E poi la fine che è ulteriore conseguenza di questa trovata che non è il merito dell'autore, lui dice o paravesa ma vede sarà se il paradiso può attendere perché tu sei più importante di tutto tu cinna caos appiccio lambadari e quella è il segnale che hai bisogno di me appiccio lambadari non chiede che si amava di a papà voglio dire non bisogna considerare con sufficienza le regole perché oggi è un periodo in cui alle regole non ci vogliamo stare, a nessun tipo di regola. Questa, soprattutto a chi non ha molta fantasia, giova. Un'altra cosa che vorrei dire è che, perché io sono un po' bastan contrario, i predecessori di Don Cole, tranne un paio, di cui uno è presente e l'altro no, ma è presente con la figlia, secondo me non hanno sempre reso un buon servizio al dialetto. Perché? Perché lo hanno sempre usato per cose più o meno comiche, satira politica, personaggi divertenti del paese, nella migliore delle ipotesi per il folklore. Quindi loro non l'hanno mai considerato il dialetto un modo, un metodo per veicolare sentimenti diversi da questi. Don Cole ha cominciato che voleva essere divertente, ma poi sfortunatamente si è reso conto che la sua vena era un po' malinconica, non era tragica, ma era malinconica. E allora involontariamente, secondo me, e tranne qualche luminosa eccezione, perché vi leggerò una poesia non di Don Cole, ha cercato di colmare, ha involontariamente colmato forse questa lacuna. A proposito di malinconie, sentimenti tenui, ecco, a chi di noi non è capitato, soprattutto a noi maschietti, da ragazzini, da ragazzi, da giovani, di avere perso l'attimo fuggente per dire a una ragazza che ci interessava, che volevamo costruire il nostro futuro con lei, perché, ripeto, o per timidezza o per circostanze avverse. Se poi, come spesso accade, questa ragazza cresce nel tuo paese, diventa moglie, diventa mamma, quel vecchio sentimento un po' si annacqua, un po' si trasforma
ma resta una cosa delicata che si esprime in gentilezze che si prodigano quando questa persona si incontra. Ti faccio sempre tante cerimonie e tu, Marie, se vai, si contenta. Poi ti ricordo che era matrimonio a tu a chi è, ma a casa tuo parente. Hai fatto carta per Giacomo Antonio e tu piangevi per tutto un sentimento. Io c'hai a fe, pago a mano come, non mi venibbe per non fare un fotente. Non tutto cibo, non tenibbe zitto. E io, e come a tutto l'altra volta, salutami Rosetta e tu marito, tu pigliavi di casta e ti ridritto. Io non tu sento, io mi volto, ma non un momento scherzo. Concluderei, a proposito di quello che ho detto prima, cioè che ci sono delle...